Oggi è 1° giugno e partono le vaccinazioni in farmacia. La campagna è iniziata molto bene. Questo vaccino Johnson è consigliato per tutti i ragazzi dai 18 fino ai 60 anni ed oltre. Il vaccino quando arriva dal grossista, una volta effettuato il primo prelievo, quindi la prima preparazione delle siringhe, il vaccino ha una validità, ogni siringa ha una validità di 6 ore se viene conservato all'interno del frigorifero tra 2 e 8 gradi e di 3 ore invece se viene conservato all'esterno. È necessario mettere la bustina fuori prima dell'inoculazione un quarto d'ora prima in modo che il vaccino si assesti a temperatura ambiente. Una volta effettuato questo si va fuori e c'è la possibilità di fare l'anamnesi, l'accettazione e l'inoculazione. Soffre di allergie a cibo, farmaci? Allora, il braccio facciamo il sinistro? Sì. Lei è in destra? Sì. Ok, venga, si accomodi qua. Per essere farmacisti vaccinatori abbiamo dovuto seguire un corso dell'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo effettuato un piccolo corso pratico proprio per la vaccinazione. In più poi abbiamo fatto anche dei corsi di primo soccorso per essere più sicuri e più tranquilli. Tutto quello che gli abbiamo detto. Okay. Si dopo. Sì, se vuole può prendere un bicchiere d'acqua, anche due bicchieri d'acqua e c'è un cioccolatino al caffè. Ma com'è andata? Bene, benino. Non ho sentito nulla, veramente. Volevo fare il Johnson & Johnson, sinceramente. Beh, un po' per quello, un po' anche per evitare di andare in ospedale o alle ASL o alla Nuvola. Ho visto che ci sono centinaia di persone, anche se ho accompagnato un mio amico, ho visto che il servizio è ottimo anche lì. Però qui, ecco, sto a due passi da casa e mi è risultato più facile, insomma, ecco. Eh beh, è una cosa molto importante, io l'ho fatto per una sicurezza mia e una sicurezza per gli altri. E sono venuto qua perché abito a pochi passi. L'adesione è veramente alta. Al momento noi abbiamo 25 vaccini a settimana per le prime 2 settimane, quindi fino al 13 di giugno. Dopo, dal 14, ci sarà la possibilità di estenderli a 50, 75 e 100 a seconda della disponibilità proprio del vaccino, quindi dalla presenza del vaccino nella regione. Ci saranno anche delle liste di attesa, quindi delle liste panchina, dove il cliente, se non riesce a prenotare, può mettersi in lista e se dovessero avanzare delle dosi o per disdetta, per rinuncia o perché magari la persona non può effettuare la vaccinazione, noi possiamo contattare queste persone che nell'arco di poco tempo riescono a venire in farmacia e potersi vaccinare.